Quest'anno è dura, eh? Quest'anno è dura. Quest'anno arrivano da tutte le parti. Quest'anno si collega qualunque cosa pur di far sembrare tutto bello nel Milan. C'è qualcuno che vorrebbe far passare il pareggio in casa col Torino la prima di giornata come qualcosa di positivo, visto che anche le altre hanno steccato, visto che il grande Conte ha perso 3-0, quindi che mi dici, Fred? Hai visto il tuo Conte ha perso 3-0? Tralasciando il fatto che io non ho mai detto che a me Conte piaccia come allenatore, ho sempre detto che a me Conte non piace come allenatore, ma l'avrei voluto perché è uno che se accetta un progetto è perché è un progetto vincente. Abbiamo capito che non è vero, ok? Possiamo togliere questa nominata da Conte. Conte è talmente disperato che ha cercato, aspettato il Milan e tutte quelle notizie che dicevano sul Conte aspetta il Milan erano reali. Perché il Milan in questo momento è in confronto al progetto Napoli è tipo oro colato, perché il Napoli è veramente una roba a caso, cioè partivano tutto dalla cessione di Osimhen e sono arrivati praticamente a fine mercato, mancano 10 giorni e Osimhen sta ancora al Napoli, hanno imbrigliato praticamente tutto. Conte ogni dichiarazione che fa è praticamente una lancia di guerra verso la società, verso De Laurentiis, verso l'ambiente, è praticamente insoddisfatto di tutto e quindi abbiamo capito che comunque Conte non è certezza di nulla, ok? Io volevo Conte solo per quello, perché mi dava quella certezza, perché fino adesso è sempre stato un allenatore difficile per le società da gestire. È uno che comunque se c'è una cosa negativa te la dice e infatti le sta dicendo e su quello Conte non sta perdendo in credibilità, non sta andando lui a perderci, è il Napoli, è l'ambiente Napoli, è De Laurentiis che stanno andando a perdere, non certamente Conte. Conte è probabile che tra 3-4 giornate, se continua così, dà le dimissioni come ha sempre fatto, perché non è uno che si tira indietro, addirittura ha abbandonato squadre, ragazzi che vincevano gli scudetti soltanto perché magari non gli compravano quello che voleva lui prendeva e se ne andava. Figuriamoci in una situazione del genere, ma che il Napoli perde 3-0 col Verona e non posso commentare la partita perché non l'ho vista. Cosa potrebbe dare di più alla prestazione del Milan contro il Torino? Può cambiare le scelte sbagliate di Fonseca il fatto che Conte abbia perso 3-0? Quindi le scelte che fino al giorno prima per me erano sbagliate di Fonseca. Conte perde 3-0, io avrei voluto Conte al Milan al posto di Fonseca e quindi la scelta di Fonseca è meno sbagliata. No, a me non me ne frega niente di quello che fanno gli altri. Poi è normale che se tu vuoi vincere lo scudetto devi anche andare a guardare cosa fanno gli altri, devi vedere l'Inter che pareggia, tutto quanto. Ma la differenza è che l'Inter ha pareggiato una partita che, vabbè, c'è quella roba è la prima giornata di campionato, devono entrare in forma e tutto quanto. E il Milan non ha pareggiato la partita per questo motivo. Cioè non abbiamo visto il Milan visto nel precampionato con un'idea, con un progetto, con qualcosa. Cioè Fonseca perché a me ha convinto? Perché nel precampionato ha fatto tutte le mosse giuste. Arrivati alla prima giornata di campionato, se mi stravolgi tutto, devi prenderti delle responsabilità. Ora, voglio pensare che sia la prima giornata, perché se questo è Fonseca ed è quello della prima giornata, siamo in un Pioli 2.0 portoghese. Non cambia niente, cioè per me è uguale. Non volevo più Pioli, quando mi dicevano, ma chi vorresti al posto di Pioli? Va bene chiunque. Ecco, se un allenatore è pazzo, che cambia le formazioni, che mette i giocatori fuori ruolo, che inizia con una fase difensiva imbarazzante, cioè quello che abbiamo visto contro il Torino, non c'è nulla di salvabile, se non la reazione della squadra, ma quella la devi avere per forza. Con 70.000 tifosi allo stadio, stai perdendo 2-0, cioè sono anche gol, no, in cui come sono nati? Il primo tiro, boom, Morata, deviazione, perché comunque siamo lì a fare, no, ad attaccare, stiamo perdendo 2-0, che devi ancora difendere? Il Torino non è stato bravo perché ha fatto dei contropiedi, poteva tranquillamente chiudere la partita. E lì non l'ha chiusa e Milan è rientrato in corsa. Quindi diciamo che il carattere, il gruppo, quelle sono le uniche cose da salvare. Morata è da salvare per tutto il carisma che ci ha messo in campo. Okafor è da salvare. Ci sono, ma per il resto, per la prestazione della squadra, per come sono stati messi i giocatori in campo, per come ha gestito la partita Fonseca, è tutto da cambiare. Stai perdendo 2-0, togli Pulisic per mettere Musa. È tutto da cambiare.
Poi non dovete voi cambiare giudizio sulla partita perché hanno pareggiato, perché se perdevano cosa cambiava? Cambia qualcosa realmente aver pareggiato? Cambia soltanto per l'umore, ma basta. Poi tecnicamente, quando tu vai a commentare la partita, è la stessa cosa e non riesco a capire perché io, a parte che ho visto video di gente che fa sfottò alle altre squadre, ma dove andate? Ma dove andate a fare sfottò alle altre squadre? Ma pensate alla vostra squadra in questo momento, quando la vostra squadra va bene, non ci sono problemi, sta navigando con le vele, bello. Con un bel oceano libero davanti a te, allora puoi permetterti anche di guardare dietro e prendere un po' per il culo gli altri. Ma che cosa c'è da prendere per il culo? Perché io dovrei sentire la prestazione di Milan-Torino più positiva perché il Napoli ha perso 3-0 col Verona o perché l'Inter ha pareggiato? Ma che cavolo me ne frega? E io non riesco a capire questa cosa. Il mio giudizio non cambia, è sempre quello. Adesso io ho resettato. Mo' c'è la prossima partita, vediamo cosa succede. Un allenatore per me, per arrivare al livello che era arrivato Pioli, che non volevo più vederlo né sentirlo, è che devi fare 10 partite così, 20 partite così. Adesso siamo a una, e quindi il giudizio su Fonseca, non ho detto, ho detto infatti, non è bocciato, è rimandato, perché dobbiamo vedere, vediamo cosa succederà, vediamo cosa accadrà nella prossima partita. Magari la prima partita è stato colto un po' di sorpresa, voleva fare un po' lo splendido, perché quella formazione, qual era il problema di Pioli? È che voleva fare il protagonista. Ecco, gli allenatori che vogliono fare i protagonisti steccano quasi sempre, è sempre quasi un problema il fatto che l'allenatore voglia fare il protagonista. Quindi l'allenatore deve fare la base, quello che ha fatto nel pre-campionato. Ha sistemato la squadra in un modo, io non l'ho viste queste cose. Ho visto un pressing totalmente disorganizzato. Ognuno andava a pressare per i fatti suoi, non si pressava di squadra. Poi lasciate perdere che molti mi hanno detto, giustamente anche, sì, ma lì giochi contro Manchester City, Real Madrid, squadre comunque che ti lasciano giocare. Il Milan ha sempre avuto queste difficoltà con squadre chiuse. Ho capito, ragazzi, ma squadre chiuse. Parliamone, perché io ho visto un Torino che gli spazi te li lasciava, si è chiuso dopo che è andato sul 2-0 e ci mancherebbe pure, stai vincendo a San Siro e che fai? Prendi i contropiedi e sei stupido allora. Ma il Torino, quando stavamo 0-0 nel primo tempo, a parte quel momento in cui il Milan ha iniziato a fare quel possesso palla sterile, e il gioco ce l'aveva il Torino, la palla ce l'aveva il Torino, io non ho visto un Torino che si è chiuso e aveva paura del Milan, ma proprio per niente. Ho visto un Milan che ha iniziato così bello, sembrava, no? Volesse prendere il pallino del gioco, il gioco dominante. Poi, appena il Torino ha deciso di entrare in campo, il Milan è entrato nel panico. Le distanze tra i giocatori erano completamente sbagliate e abbiamo visto sempre gli stessi errori. Cioè, in quella partita, se non metti Fonseca, ma metti Pioli, non se ne accorge nessuno. E visto che Pioli è un allenatore che per me ormai era arrivato alla frutta, era arrivato al fatto di ogni partita vedere un esperimento, ogni partita vedere qualcosa, dovevamo cambiare. Siamo ancora alla prima giornata, c'è ancora tantissimo tempo, nessuno sta bocciando Fonseca, ma gli errori li ha fatti. A prescindere se il Napoli perde 3-0 col Verona, Fonseca gli errori li ha fatti. Leao i gol se li ha mangiati, la formazione era completamente sbagliata. Ok? Parlando di calciomercato, anche lì, che il Napoli mi perde 3-0 non mi cambia dalla mia idea che il Milan sul mercato deve ancora agire e deve prendere un attaccante, perché non possiamo fare tutto l'anno con Jovic e Morata. Io ve lo sto dicendo, ora spunta quest'idea di Okafor, potrebbe essere lui. Ok, mi va bene, a me Okafor basta che me lo metti in campo, io accetto tutto. Non mi vuoi comprare attaccante? Ma io devo vedere Okafor in campo, non posso giocare con Jovic. Jovic è un'ottima arma, un'arma letale. Se lo metti mentre stiamo perdendo, quando dobbiamo rimontare la partita, mi va benissimo. Ma se io devo giocare con Jovic titolare perché Morata non c'è, non va bene. Allora, o Okafor me lo trasformi in una punta, lo fai giocare da punta, una punta sicuramente atipica, ma mi va bene. Tanto è quello che serve, non è che Morata è tanto diverso da Okafor. Sono sempre giocatori veloci, tecnici, che possono venire a prendere il pallone, a giocare con la squadra. Sicuramente Morata nell'area di rigore sa muoversi meglio, perché lo fa da tantissimi anni, è un centravanti. Okafor non l'ha quasi mai fatto, ma trasformatelo in punta. Se non c'è il ruolo per Okafor, se ti sei tenuto pure Salme Kers, non ho capito per cosa, per fargli fare il terzino, anche lì prese in giro. Ibrahimovic, c'è il vice Theo Hernandez, perché Theo Hernandez non ti potrà giocare tutte le partite. Cos'è, ogni volta che mancherà Theo Hernandez entreremo nel panico? L'anno scorso mi ricordo c'era Florenzo, ogni tanto salvava il culo. Ma adesso dove vai? Hai detto che Jimenez il vice Theo Hernandez. Perché Jimenez gioca in Milan futuro invece di andare a giocare con la prima squadra? Io ero convinto che Jimenez fosse infortunato perché si era fatto male nel trofeo Berlusconi. Poi sono andato a guardare le formazioni e stava giocando in Milan futuro. Abbiamo giocato la prima giornata in emergenza, senza motivo. Cioè, tu non puoi arrivare alla prima giornata in emergenza.
Perché posso capire il fatto che dici, vabbè, gli acquisti, sì, ok, bisogna farli prima, però gente come Morata ha fatto gli europei, ha fatto la finale, non l'avresti avuto comunque, quindi non voglio attaccarmi tanto a quella cosa, anche se secondo me la squadra la devi creare prima, però nell'anno dell'europeo ci stanno ste robe di trovarsi i giocatori praticamente all'ultimo momento e non poterli schierare, perché io penso che se Morata senza europei, con la preparazione, la prima giornata la gioca lui, anche se da quello che ho visto poteva comunque giocare. Però non iniziamo a fare ogni volta una formazione diversa dall'altra, ogni volta esperimenti. Io voglio vedere un allenatore che ha una base, una formazione, e poi da lì ogni tanto ne mette uno, ne toglie uno, ne mette... come fa l'Inter? Ne mette uno, ne toglie uno, mette uno, toglie uno. Non ogni settimana una roba. E in più, se mancano dei ruoli, e ci siamo accorti che mancano, perché io guardando quella partita mi sono accorto che manca un centravanti, manca un terzino sinistro, manca ancora qualcosa a centrocampo, ma va bene, non vedo l'ora di vedere Fofana. Difensori centrali, ciao, grosso passo indietro, quindi cerchiamo di capire anche cosa voler fare con Ciao, perché sarebbe un peccato buttarlo via, no? Un giocatore giovane, comunque apprezzato all'estero, ora ovvio che ogni milanista non lo vorrebbe vedere, ma comunque adesso bruciarlo via è un peccato, magari prova a cederlo se vedi che l'allenatore non ci crede più, quindi cerchiamo di sfruttare questi giorni e non fare sempre solite minchiate e Dio ha creato il Milan in 3 giorni, in 4 giorni, perché sono solamente puttanate che onestamente mi stanno facendo passare la voglia anche di guardare le interviste, non mi piacciono queste cose, io voglio serietà, quando si parla di dirigenti devono essere seri, l'allenatore deve essere serio. Poi magari i calciatori, i tifosi possono cazzeggiare, possono fare tutto quello che vogliono, ma io voglio vedere dei dirigenti seri, e purtroppo nel Milan ha preso un dirigente che non sarà mai serio, farà sempre battutine su se stesso, cose varie che non mi piacciono, non mi interessano e mi daranno sempre un punto in meno in quello che dirà. Però cerchiamo di concludere questo mercato in maniera decente e lasciamo perdere quello che abbiamo letto oggi, che non ne voglio parlare perché mi sta già salendo il nervoso, ma spero di no, perché comunque... Qui parlano di un contatto con Coné quasi fatto ormai, in Germania dicono che non c'è nulla di fatto, anzi smentiscono tutto, aspettiamo. Ma quello che voglio dirvi in questo video, no, alla fine facciamo un po' il riassunto, è che se il Napoli di Conte perde 3-0, il mio giudizio su Milan-Torino non cambia. Se l'Inter pareggia, il mio giudizio non cambia. Se la Juventus perderà oggi, il mio giudizio sulla partita di Milan-Torino non cambierà. È quello, non chiaro. Cioè io devo guardare il Milan, poi di riflesso va benissimo guardare gli altri, ma è il Milan che devo guardare. Se Fonseca ha fatto un disastro nella prima giornata, bisogna dirlo, seconda giornata si riprenderà, oh, tutti contenti, tutti felici di dare fiducia a questo allenatore come abbiamo dato per tutto il precampionato, ma serve non sperimentare ogni partita. Sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale, lascia un like, bella.